Vi voglio raccontare una storia. Anzi, tutti noi qui in questo bellissimo teatro ve la vogliamo raccontare. I professori d'orchestra, il direttore d'orchestra ed io. Perché in effetti questa storia è una fiaba musicale. Parole e musica danno vita insieme alle situazioni, al paesaggio. E ogni personaggio di questa storia è addirittura rappresentato da uno strumento musicale. Dunque, come prima cosa, ve li presento uno ad uno, i protagonisti di questa storia. Ecco a voi l'uccellino. La sua voce è quella del flauto. E ora l'anatra, che è rappresentata dall'oboe. Il gatto al timbro morbido e sinuoso del clarinetto. Il nonno, molto severo, un gran brontolone, è raccontato dal fagotto. E adesso vi presento il lupo. Per il lupo non bastava un solo strumento. Ce ne volevano almeno tre. E dunque, ecco a voi il lupo. Sono tre corni. Il protagonista, Pierino. Pierino è così importante che è rappresentato da tutti gli strumenti ad arco dell'orchestra. Cacciatori, invece, sono rappresentati dai legni dell'orchestra, flauti, oboi, clarinetti, fagotti. Tutti questi strumenti a fiato sono chiamati legni proprio perché in origine venivano realizzati proprio in legno. Persino lo sparo dei fucili ha un motivo suo proprio, che è suonato dai timpani. Bene, abbiamo fatto le nostre presentazioni, possiamo cominciare. Immaginatevi la scena. Una casetta circondata da un grande giardino protetto da una staccionata. Fuori, sul prato, un grande albero e uno stagno. E un po' più lontano,
una foresta buia e misteriosa. Un bel mattino Pierino aprì il cancello del suo giardino e uscì sul prato che circondava la sua casa. Sul ramo di un grande albero stava un uccellino amico di Pierino. «Tutto tranquillo, tutto tranquillo!» cinguettò allegramente. Pierino, un'anatra avanzava dondolando. Era tutta contenta che il ragazzo non avesse chiuso il cancello del giardino e decise di farsi un bel tuffo nello stagno. Come vide l'anatra, l'uccellino volò giù dall'albero, si posò sull'erba accanto a lei e cominciò a fare spallucce. «Ma che razza di uccello sei che non sai volare?» disse. «Ma che razza di uccello sei tu che non sai nuotare?» rispose l'anatra. E si tuffò nello stagno. Andarono avanti a discutere per un bel po', l'anatra sempre nuotando nello stagno e l'uccellino saltellando sulla riva. Ad un tratto,
Qualcosa attirò l'attenzione di Pierino. Era un gatto che avanzava insidioso tra l'erba. Guarda un uccellino tutto preso dalla discussione, pensò il gatto. E se ne facessi la mia colazione? Detto fatto, si avvicinò sulle zampe di velluto senza fare alcun rumore. Pierino, e in un baleno l'uccellino volò sull'albero. Qua qua! Fece al gatto l'anatra indignata. Dal bel mezzo dello stagno, però. Il gatto girava intorno all'albero e intanto pensava: ma vale la pena d'arrampicarsi così in alto? Quando sarò lassù, l'uccellino sarà già volato via. All'improvviso, al cancello del giardino comparve il nonno. Era arrabbiato perché Pierino, uscendo dal cancello, gli aveva disobbedito. Il prato è un posto pericoloso, Pierino. Se dal bosco dovesse sbucare il lupo, che cosa faresti? Diede retta alle parole del nonno. I ragazzi come lui non hanno paura dei lupi. Prese Pierino per mano, chiuse a chiave il cancello e lo riportò a casa. Pierino era da poco rientrato che dalla foresta sbucò un grosso lupo grigio.
In un lampo il gatto si arrampicò sull'albero. L'anatra starnazzò terrorizzata e stupidamente balzò sulla riva. Prese a zampettare con tutte le sue forze, ma un'anatra non può essere più veloce di un lupo. Il lupo si avvicinava sempre di più, sempre di più, sempre di più, finché... e l'ingoiò in un boccone. A questo punto le cose stavano così. Il gatto si era accucciato su un ramo. L'uccellino era appollaiato su un altro. A rispettosa distanza dal gatto. Mentre il lupo si aggirava intorno all'albero guardandoli con occhio avido. Intanto, da dietro al cancello, Pierino osservava la scena senza un briciolo di paura. Corse in casa, prese una corda robusta e si arrampicò in cima a un alto muro. Dei rami dell'albero attorno al quale girava il lupo si protendeva fino al muro. Afferrando ramo, Pierino riuscì ad arrampicarsi sull'albero. Vola giù e mettiti a svolazzare intorno al muso del lupo, disse Pierino all'uccellino. Ma attento che non ti acchiappi!
L'uccellino con le ali toccava quasi il muso del lupo, mentre lui, furioso, spiccava salti fulminei cercando di azzannarlo. L'aveva fatto inferocire e come voleva afferrarlo il lupo, ma l'uccellino era molto più furbo della belva e continuava il suo gioco. Nel frattempo Pierino aveva fatto un bel nodo scorsoio e cautamente calò la corda giù dall'albero. Riuscì ad infilare al cappio la coda del lupo e tirò con tutte le sue forze. Sentendosi presa in trappola, il lupo si mise a saltare furiosamente cercando di liberarsi. Legò all'albero l'altro capo della corda. E più il lupo saltava, più il nodo scorsoio si stringeva. Dalla foresta sbucarono i cacciatori. Seguivano le tracce del lupo e sparavano ad ogni passo. Piuttosto a portarlo allo zoo.
Ivy che marcia trionfale! Pierino apriva il corteo! Dietro i cacciatori che conducevano il lupo. Il nonno ancora scuoteva la testa e continuava a brontolare. E se Pierino non fosse riuscito a catturare il lupo, eh? Come sarebbe finita questa storia? Avesse ascoltato attentamente, avrebbe udito nella pancia del lupo lamentarsi l'anatra, perché per la fretta il lupo l'aveva inghiottita tutta intera e così la bestiola era ancora viva. Thank you.